Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. La modalità anni 50, palla, tunz, no copyright please. Come potete vedere da un po', anzi da tantissimo tempo che non torniamo su Fortnite, sulla stagione 5. E quindi ho detto, prima che finisca la stagione 5 almeno un video ce lo devo fare, no? Infatti, eccolo qui. La safe si chiude abbastanza vicino. Io andrei qui a Corso Commercio. La particolarità, ragazzi, a parte che ho fatto che ho preso il pass battaglia, la particolarità di questa modalità, ragazzi, è il fatto che ogni volta che ne faremo un salto più alto di 9 metri, quindi vale a dire 3 di altezza, 3 di categoria come costruite in altezza, 3 di altezza, noi potremo jumparci. E questa è una cosa veramente comoda, essere fuori safe. Ti fai una rampa altissima, ti butti e wow. Ok, allora scudini, un assalto e delle cose. E lì c'è uno scudo. Quindi tiriamoci subito gli scudini. E ho guardato tanti video di ninja, sono sincero ragazzi. Ho imparato qualche tecnica. Per esempio, devo tenere l'arma sempre nel punto dove me lo ricordo io. Per esempio c'è la doppietta, ma la piglio subito al posto del pompa. Quindi lasciamo il pompa pure. La doppietta tira doppio, quindi fa molti danni. Ok, allora ragazzi, per chi fosse appena arrivato nel mio canale, non mi conoscesse, ragazzi, io porto poco Fortnite. Quelli che mi seguono, veterani del canale, lo sanno. Perché io ho iniziato il mio canale con un video di Fortnite, ma diciamo per sbaglio, cioè non è che io devo fare per forza Fortnite. Io preferivo fare Five Nights at Freddy's, perché Five Nights at Freddy's è il mio videogioco preferito. Però, visto che nessuno guarda più i miei video, perché a quanto pare la gente preferisce soltanto vedere Fortnite e vedere altri miei video non se ne sbatte altamente, e ho fatto anche video di Fortnite. Vabbè, a parte parlare di me, abbiamo trovato un tattico che però non mi serve, mi sono doppietta qua, tutto l'attico, perché qua dai, non si sa neanche che posso prendere. Ok, gli scudini si serve. Vabbè, prendo gli scudini, ok. Farmiamo materiale, questo è molto importante, soprattutto in queste modalità. Ok, siamo a 350 di materiali. Comunque ragazzi, vi invito a guardare il video che fa mio cugino, sempre di Fortnite, Zephyr Channel, appena cambiato nome, prima si chiamava Infurious Ender. Ora è Zephyr Channel, quindi vi consiglio di seguire Zephyr Channel, anche perché lui sponsorizza me, io sponsorizzo lui. È una collaborazione, ragazzi, in poche parole. Stiamo rompendo un po' di roba, sinceramente forse anche troppa. Scusate se nel video magari starò urlando, ma è perché non vi sento tanto bene, cioè sento solo il gioco, quindi devo parlare un po' più forte. Ok, allora, di materiali siamo messi bene, molto bene. La safe è vicina, per quello che è vicina. Di armi non siamo messi neanche tanto male. Il problema adesso è che potremmo beccarci qualcuno davanti. Io farei così adesso, andiamo in alto per far vedere appunto la particolarità di questa nuovissima modalità. Per esempio, tanto così, ma forse anche di più, Così potrebbe andare bene. Noi ci buttiamo e vedete che possiamo schierare il deltaplano, il che è molto molto figo, è anche molto molto comodo se siamo fuori safe. Siamo quasi in safe, raga, e vedo qua una mitraglietta buona. E questo che è già aperto, peccato. Sento un carrello, infatti eccolo qua. Sentite che mi dico addio, non prendo un carrello. Okay. Siamo io e sto tizio sul carrello, hashtag viva il carrello. Addio. Gli rompo il carrello? Sì, dai, gli rompo il carrello. Non riesco a rompere il carrello, vabbè. Chissene.
ragazzi. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Vedo un airdrop che cade. A me servirebbe una mitragliatrice o una mitragliatrice leggera. Quindi una minigun o una mitragliatrice leggera. E purtroppo non le trovo. Nemici sono pochi in realtà, perché 39-47 sono tanti. Fidatevi che 8 di differenza sono veramente tanti. Quello lì è un pirla perché continua a tirare gli RPG sopra il coso, perché quello era uno SCAR. O era un RPG, insomma, forse un RPG però. Raccogliamo un po' ancora di materiali. E sapete che vi dico, io adesso guardo un po' cosa c'è qui. Vabbè, scudini me li prendo sicuro. Potremmo iniziare già a buildare. Secondo me sarebbe un'idea buona. Quindi sapete che vi dico, io vado in un punto abbastanza alto e vado a buildare. Quindi ok, siamo in un punto parecchio alto, parecchio parecchio alto, e potrei iniziare già a buildare. Ok, giusto così per vedere i nemici. Esempio, là c'è gente. Ho atterrato uno, per caso. Ho atterrato uno, non so come, raga, non me lo chiedete. E adesso dovrei andarla a pushare? O a final killare? Dai, andiamo a final killare. Chi se ne frega, andiamo a final killare. Wow, ora lo pushiamo, lo pushiamo insieme, raga. Ah, le minacce, perfetto. Vediamo se c'è qualcun altro intanto nella zona. Allora, là stanno cadendo a terra come se non so cosa. Quindi vuol dire che nemici è pieno, vediamo un po'. Raga, buono. Vediamo un po' cos'altro c'è possiamo fare. Ho perso tutto lo shield. Ok, meno male che mi ero portato gli scudini. Casino boia proprio. Pensi di sfuggire davvero al tardo? Ok. Buono. Una doppietta. Perfetto. Siamo contro 16, raga. E io non ho idea di dove potrebbero essere. Andiamo a fare un giro di perlustrazione per vedere dove potrebbero essere. Intanto teniamoci il pompa in mano, importante. Qua c'è uno. Ok. E c'è un altro. Morti. Morti, che roba, raga. Non avrò fatto le kill, ma comunque sono. Cioè, mi piace giocare così, mi diverto. Scudini. Lo scudone. Ok, bende, vai. Siamo messi bene, raga. Direi che siamo messi bene. Su qua col bouncer, un grande, veramente. Peccato. Qua c'è uno scaracca. Dillo prima che c'è lo scaracca. Siamo contro 8 e io so dove è uno di loro, quindi aspettate, eh. Potrei provare a fare qualcosa, però devo. Aspettate, devo cambiare. Ok, così, perfetto. Vai, in altezza. Vai. Potrebbero essere a bordo safe, non credo.
Ma se non sono a bordo safe, raga, allora dove sono? Forse l'ho visto. Il cecco. Ok, raga. Vorrei veramente sapere dove sono questi quattro qua. Sono sicuramente dentro una di queste costruzioni, questo è sicuro. Ma dove? Eccoli! Trovati. Trovati. Scardoro. Buono scardoro. Ok, però ne mancano due. Dove saranno? Oh ragazzi, lo faccio se dai. Ah no, peccato, non ce l'ho messo. Dove potrebbero essere, ragazzi? Non ho idea, veramente, non ho idea. È uno, solo uno. Ne è rimasto solo uno. Eccolo, l'ho visto. No, no, quello non è un amico. È un amico. Stavo con le palme. Sì, stavo per suicidarmi, buono. Ragazzi, dove potrebbe essere davvero? Laggiù. No, quello non è un amico, però io sono un balordo. E quindi faccio il balordo perché sono un balordo. Ah giusto, è vero, lui può saltare. Ragazzi, dove potrebbe essere questo? Torno sulla mia postazione di prima da cecchino. Non lo so, andè, proviamo a vedere se la postazione da cecchino aiuta. Se questi qua si tolgono. Ok, vediamo un po'. Vai, building. The best building. Serve essere molto in alto, perché devo vedere quello là dove potrebbe essere. Serve essere molto, ma molto in alto. Ok, vediamo un po'. Allora. Mi sono preso. Raga, atterro su un aereo. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione su, così continuiamo la serie support mentre la season 5. Non 10, 5. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione su, io vedrò che cosa posso fare. Seguitemi su Instagram, sono Nardo25, continuate a seguire anche le altre serie per favore. Anche perché se capisco che mi piace soltanto una, non è che faccio solo quella per forza. E quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!